Vi ringrazio, vi saluto tutti e mi fa molto piacere che siamo tutti insieme online a condividere queste esperienze che ho avuto in ambito europeo. Tommaso, non so se vuole ancora fare una piccola introduzione oppure se posso cominciare a parlare. Perfetto, grazie. Tommaso mi ha chiesto di fare una relazione o comunque di condividere con voi quelle che sono state in questi ultimi anni le mie esperienze in ambito europeo. Io ho un'esperienza all'interno di un gruppo di università, che sono le università del Coimbra Group, di cui fa parte Pavia. Il Coimbra Group raccoglie università cosiddette long established e multidisciplinari, quindi con molte facoltà, quindi con diverse discipline e con diverse stabilite da lungo tempo, quindi in sostanza le più antiche università d'Europa multidisciplinari. Recentemente poi ho fatto anche ulteriori esperienze all'estero, coinvolta con altri gruppi che nulla avevano a che fare con il Coimbra Group e quindi ho potuto conoscere anche diverse esperienze. Cosa succede all'estero? Può essere un concetto abbastanza, vasto, nel senso che, scusate, non avevo chiesto una cosa a Luisa, come faccio a cambiare la slide? Aiuto, devo cliccare, devo schermo intero, disegna, puntatore. Per mandare avanti le slide, Luisa, scusami, cosa devo fare? Avanti, perfetto, ce l'ho fatta. Bene, se volete apprezzare la slide per intero, potete utilizzare il pulsante schermo intero qui, in modo che sia possibile vedere la slide nella sua interezza. Perfetto. Quindi diciamo che in questo momento noi stiamo cercando di puntare l'occhio sul mondo, è po' una cosa, un concetto un po' vasto da definire, però su tutta una serie di situazioni europee ed extraeuropee che noi sappiamo essere di nostro interesse. E su cosa lo puntiamo? Lo puntiamo su quello che ho cercato di costruire qui con una tag cloud, una serie di concetti che impattano sul nostro lavoro. Quindi noi andiamo ad impattare su una serie di tematiche di nostro interesse che impattano l'higher education, la formazione continua, l'e-learning o, come sostengo ormai da tempo, il learning nella modernità, un problema di innovazione, problemi di training, problemi di mobilità virtuale, il rapporto fra la tecnologia, la metodologia e i nuovi sistemi pedagogici, l'impatto dell'ICT nell'educazione e in tutto questo il sistema universitario. Quindi, come potete ben vedere, si tratta di un sistema piuttosto complicato e complesso che ha tutta una serie di implicazioni. Andiamo a vedere un pochino più da vicino, quindi, di che cosa ci occuperemo durante quest'ora che staremo insieme in condivisione. In sostanza andremo a vedere quelli che sono gli interventi degli organismi sovranazionali che si occupano di education e sviluppo, andremo a vedere quelli che sono dei contesti politici e culturali di appartenenza a cui appartiene il nostro paese o appartengo o appartiene l'Università di Pavia come mia università o appartengono altre università. Andremo poi ampiamente, insomma, in modo un po' sintetico, andare a controllare quelle che sono le politiche di stati sovrani della propria area geopolitica, proprio perché con loro cerchiamo un confronto, perché impattiamo sulle medesime situazioni di contesto. E in questi ultimi andiamo a fare delle declinazioni all'interno di istituti autonomi come sono le università. Quindi voi capite che c'è tutta una serie di stati e tutta una serie di, come possiamo dire, di view che noi possiamo avere sulla situazione, dalla parte più ampia ad una parte via via sempre più ristretta che ci riguarda da vicino. Proprio perché per la configurazione che noi abbiamo come Stato, inserito in organismi, politici più generali, inserito a sua volta in relazioni con organismi sovranazionali e declinato all'interno di un'autonomia universitaria, sono molti, diversi e complessi tutti gli aspetti che si devono tenere in considerazione.
Quindi noi andremo a fare insieme un ragionamento, una condivisione su come è trattata la tematica dell'ICT and education, diciamo così in generale, all'interno di organismi, per esempio, e di direzioni generali dell'Unione Europea. Andremo a vedere come gli stessi concetti sono declinati all'interno di organismi molto importanti per quanto riguarda la cultura e l'educazione, come sono per esempio l'OSCE o come sono per esempio l'UNESCO. Andremo a controllare poi come queste dichiarazioni di intenti e questi principi generali sono de declinati all'interno delle varie associazioni di università, e sono tantissime associazioni di higher education, ce ne sono veramente tante che sono poste all'interno dell'Italia o dell'Europa, e andremo poi mano a mano a controllare le singole legislazioni statali. E poi anche andare a fare alcuni esempi di college e università che hanno sviluppato delle particolari politiche all'interno del loro sistema didattico e del loro impatto sulla didattica delle nuove tecnologie o più in generale dell'e-learning. In questi giorni ho fatto diverse ricerche e diverse, come posso dire, analisi sulla rete internet, e poi anche andando a verificare personalmente, con amici anche personali del mio circuito, del mio network europeo, quella che era la situazione della posizione, diciamo così, delle nuove tecnologie e dell'education. Premetto che mi piace molto il termine anglosassone education, piuttosto che non il termine italiano istruzione, proprio perché penso che il termine inglese education ci richiama anche al fatto che ci sia proprio un'educazione all'uso di questi strumenti. E quindi mi piace molto pensare a un sistema di higher education, un sistema di ICT in education, piuttosto che usare il termine latino appunto di istruzione. Ho trovato veramente delle cose di cui in parte ero già a conoscenza molto belle, e ho messo in evidenza in questo slide come stanno andando le cose di ICT in education, come sono trattate dall'Agenzia UNESCO di Bangkok, per esempio, dove veramente stanno facendo uno sviluppo e stanno puntando un'attenzione veramente eccezionale sull'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie nei sistemi educativi superiori. Tanto vale che stanno veramente spendendo molti fondi, l'UNESCO ha addirittura fatto tutta una serie di forum interattivi che sono durati per anni, analizzando l'importanza dell'utilizzo dell'ICT in education. Dopodiché si è resa conto che era venuto fuori un ottimo lavoro, ha chiamato un famoso professore dell'Università di Adelaide e gli ha fatto fare da revisor di quanto è emerso, diciamo così, dall'interazione di questi forum, che impattavano e riguardavano tutta l'area asiatica, quindi paesi in via di sviluppo, le tigri asiatiche, la Cina, così. E hanno poi costruito un bellissimo report che è stato distribuito in tutti gli stati ad uso e consumo di tutti gli insegnanti, professori di ogni ordine grado. Ricordo un ricordo personale del 2008, sono stata in Cina, nella terza città della Cina, Wuhan, dove era stato indetto un importante convegno, i cui poi esiti sono stati pubblicati sotto l'egida della IEEE, in cui si parlava appunto dell'impatto dell'ICT sull'educazione. Erano presenti persone praticamente da tutto il mondo, italiani eravamo soltanto in due, e devo dire che c'era già nel 2008 un fermento, un'applicazione nelle università cinesi di corsi blended e di corsi online veramente notevole. Faccio notare in questa pagina che già qui noi abbiamo il 9 e 11 ottobre, c'è appena stato un grosso convegno sulla Innovative ICT Practices in Teaching and Learning, quindi un seminario regionale. Ecco, tenete presente che quando loro dicono regionale, impatta su aree che riguardano milioni di persone. Vi dicevo, è stata costruita questa risorsa veramente notevole, di cui poi, se volete, vi manderò via email tutti i riferimenti, o comunque poi darò a Tommaso tutti i riferimenti della mia Search and Retrieval Internet di questi giorni, diciamo così, una risorsa veramente notevole che è stata poi suggerita a tutti i docenti dell'area asiatica, e che ho trovato leggendola veramente aggiornatissima e costruita con tutti i crismi
che riguardano poi proprio le applicazioni tecnologiche, pedagogiche, sociali, l'impatto delle nuove tecnologie dell'istruzione, il porsi il problema di come queste tecnologie impattano sulle economie. E quindi devo dire che voglio mettere veramente, porre rilevanza a questo lavoro perché mi è sembrato un lavoro serissimo che attesta l'interesse di quest'area del mondo, che è peraltro una delle aree del mondo che economicamente sta avendo tantissimi successi, proprio perché sta fortemente investendo sulle nuove tecnologie. La stessa cosa per, a livello generale sull'ICT in education per quanto riguarda l'organizzazione UNESCO a livello sovranazionale, quindi quella generica, non quella dell'area asiatica. Vedete che ha un portale dedicato che declina le sue attenzioni sulle politiche, quindi questo vuol dire che dà supporto a tutti gli stati membri, quindi a tutti i 190 stati che compongono UNESCO, dà supporto, aiuto e consiglio per lo sviluppo di politiche al fine di costruire buone policy di ICT in education. Ha sviluppato un ottimo programma di lifelong learning sia con i suoi portali, sia con lo sviluppo di guideline particolari da diffondere all'interno degli stati membri. Ha poi fatto sia un discorso molto approfondito di teacher education, costruendo delle piattaforme particolari per fare in modo che le persone si possano collegare e seguire dei corsi ed avere delle risorse per essere in grado poi di erogare degli insegnamenti o delle pratiche comunque di insegnamento con le nuove tecnologie, ha adottato delle risorse di e-learning, sta costruendo importanti portali di Open Educational Resources e sta soprattutto investendo moltissimo sul mobile learning. Sul mobile learning ho visto che sul portale UNESCO sono veramente pubblicate, se mi fate un attimino arrivare all'appunto che mi ero presa qui, ecco, sono pubblicate veramente tantissimi studi che riguardano le policy, riguardano il teacher support and development, riguardano il concept development del mobile learning e riguarda addirittura una settimana dell'UNESCO dedicata al mobile learning e al suo impatto sull'educazione delle nuove generazioni. Quindi, come vi anticipavo all'inizio, diciamo così che gli organismi sovranazionali stanno dando moltissima importanza a questo tema. Venendo più vicino a noi e parlando di comunità europea, tutti conosciamo l'importanza e l'impatto che sta avendo nella politica, insomma, anche nella discussione che c'è all'interno del nostro gruppo di riferimento per quanto riguarda la Digital Agenda. Allora, Digital Agenda è un progetto, comunque è un evento che riguarda la comunità europea. E riguarda soprattutto la modernizzazione e vuole far ripartire l'economia dell'Europa e aiutare la cittadinanza europea, l'aumento del business e fare in modo di avere il massimo delle nuove tecnologie. È basata su sette, chiamati così, pilastri, quindi sette principi fondamentali che si articolano in 101 azioni. E quindi diciamo che è stata fortemente costruita e articolata in tutta una serie di azioni che l'Unione Europea vorrebbe che i singoli Stati membri poi mettessero a punto e realizzassero all'interno dei loro contesti, delle loro aree. Dopodiché ci sono anche 13 goal, 13 obiettivi specifici che sono tenuti sotto controllo anno per anno, quindi abbiamo delle deadline 2020, 2015, 2013, dovrebbero essere raggiunti degli obiettivi specifici e l'Unione Europea diciamo così, si preoccupa, si premura di andare a contare, a misurare ogni anno il tasso di successo e di conseguimento di questi obiettivi all'interno dell'Unione Europea per ogni singolo Stato membro. Ciascuno di voi saprà che è possibile andare all'interno del sito Digital Agenda per l'Europa, controllare quella che è la crescita dell'utilizzo delle nuove tecnologie a livello EU27, controllare una media e controllare stato per stato quali sono gli indicatori e quali sono le singole posizioni. Vi divertirete a farlo poi singolarmente, naturalmente sappiamo tutti noi, chi non lo sa può tranquillamente vedere in autonomia. E purtroppo il nostro paese, rispetto alla media EU27, ha degli indicatori che per la gran parte, insomma, per molti di essi, sono in posizione appena al di sopra della media europea o sono
consistentemente al di sotto, quindi dobbiamo veramente recuperare tantissimo nella politica delle applicazioni delle ICT. Cosa poi fa l'Unione Europea come, diciamo così, campo di interesse per l'utilizzo delle nuove tecnologie in generale, un verbo che si usa spesso come anglicismo, che si usa spesso to foster, quindi to rinforzare, appoggiare, promuovere l'uso delle nuove tecnologie nei processi educativi. C'è un portale sviluppatissimo sul quale si raccolgono tutte le iniziative, tutti i paper, le directory, le risorse, i progetti europei. Un portale che veramente sviluppa ricerca didattica e informazione, che è e-learningeuropa.info, dove è possibile andare non solo a controllare quello che è lo sviluppo e l'attribuzione di progetti, per esempio tutti i progetti lifelong learning, ma è anche possibile sviluppare delle comunità di incontro, sviluppare dei blog, avere dei canali televisivi, incontrare delle persone che sono coinvolte nel settore dell'e-learning a livello appunto europeo, controllare tutti gli eventi, i progetti, le news e gli articoli che vengono postati su questo portale. Si tratta veramente di un'iniziativa utilissima che è di grande uso all'interno del nostro settore e che rafforza la politica di sviluppo di questa cosa. Dopodiché, l'Unione Europea ha fatto anche altro, ha fondato recentemente, nel 2007, per dare sempre più forza anno dopo anno, lo European Institute of Innovation and Technology, appunto perché crede che l'istituzione di tale istituto, scusate il gioco di parole, serva per rinforzare un triangolo che l'Unione Europea ritiene strategico, appunto tra la ricerca, la didattica, il business e tutto ciò che fa impresa, con l'utilizzo delle nuove tecnologie. Quindi ritiene che questa agenzia, questa istituzione che è stata fondata, sia fondamentale per fare da spin-off e da volano alla crescita economica dell'Unione Europea, proprio perché punta sullo sviluppo industriale basato non più su un'industria di base, ma su un'industria delle nuove tecnologie. Questo istituto articola il proprio interesse soprattutto su quelli che chiamano dei KIC, che sono dei Knowledge and Innovation Community, quindi questa agenzia si muove su delle comunità particolari e in particolare queste tre comunità, ripeto, Knowledge and Innovation Community, una riguarda il cambiamento climatico, una riguarda l'innovazione nell'energia pulita e quindi per una crescita e uno sviluppo sostenibile, e l'altro riguarda l'utilizzo strategico delle nuove tecnologie, per quanto riguarda la crescita economica dei singoli Stati membri. C'è un sito specifico, dedicato a ciascuno di questi tre KIC. Ho valutato il sito che riguarda lo sviluppo, quello che riguarda lo sviluppo delle nuove tecnologie, che si chiama ICT Labs. Lì ci sono sviluppati per esempio dei master e delle azioni particolari di educazione nei confronti di giovani europei che andando a seguire questi corsi imparano l'utilizzo strategico delle nuove tecnologie applicabili nell'economia, nell'industria e nella vita di tutti i giorni. Anche qui quindi ritengo che da un punto di vista di importanza che l'Unione Europea, importanza strategica che l'Unione Europea sta dando allo sviluppo delle nuove tecnologie, c'è veramente da parte dell'Unione Europea, a cui noi apparteniamo, la massima intensità. Infatti, in questi anni l'Unione Europea ha fatto un supporto molto pesante per quello che riguarda lo sviluppo delle ICT nei programmi di education and training, quindi non soltanto per quello che riguarda l'educazione, ma anche per quello che riguarda il training, cioè il fatto poi di prendere delle persone che hanno bisogno di una vocational, di una formazione vocational, quindi di una formazione che viene data, per esempio, per cercare un lavoro, che una persona ricerca per essere data per cercare una migliore qualificazione lavorativa. E in questo campo l'Unione Europea ha fatto tantissimo, sostenendo con un programma Minerva e Socrates dal 2000 al 2006, ha promosso per esempio programmi di open and distance learning e anche ha promosso information and communication technology in education, quindi con questo programma che è durato dal 2000 al 2006. Dal 2004 al 2006 ha sviluppato l'iniziativa e-learning,
E poi dal 2007 al 2013 sta sostenendo veramente con molta convinzione i programmi che riguardano il lifelong learning, quindi il fatto che una persona non è più sufficiente che affronti un programma di studi quando è giovane e poi si affaccia nel mondo del lavoro, ma deve continuamente istruirsi, continuare con educazione che deve essere sia formale che non formale, ma comunque deve essere continua. Un carissimo amico polacco, Marek Frankowitz, scherzando durante una cena, ha detto che lui sostituirebbe lifelong learning con lifelong mobility, dove la mobilità può essere fisica e molto spesso è anche virtuale, come per esempio stiamo facendo noi in questo momento. Stiamo attuando un momento di mobilità della nostra conoscenza virtuale, quindi non spostandoci nei nostri uffici, stiamo acquisendo tutti quanti, stiamo condividendo tutti quanti assieme delle informazioni per cercare di fare cultura, per cercare di fare delle riflessioni. E devo dire che i programmi di mobilità virtuale stanno sempre per essere più sostenuti a livello degli organismi degli organismi, delle direzioni generali della Comunità Europea. Recentemente a Edimburgo è proprio intervenuto in un convegno via audio il responsabile della direzione generale Education and Culture e ha proprio sostenuto che dobbiamo assolutamente puntare come università a completare e immaginare tra di noi percorsi di mobilità virtuale, quindi fare in modo che gli studenti, oltre alla mobilità fisica, associino momenti di mobilità virtuale, per esempio con l'interscambio di corsi o, come diceva anche Susanna nel precedente seminario che si è tenuto presso la SIEL, con la partecipazione a corsi online ed aperti. Inoltre, sempre la Comunità Europea sostiene con le sue direzioni generali diversi programmi di studio e di approfondimento per tutto quello che sono tematiche legate all'ICT, alla costruzione di nuove comunità di apprendimento online, al Learning 2.0, allo sviluppo di metodologie per gli indicatori ICT e soprattutto la cosa più recente, e poi cercherò di illustrarvi il perché, di questa cosa, voi vedete che la pubblicazione più recente del 2012 parla di benchmarking. Lo vedremo poi alla fine di questa presentazione, come mai si sta facendo sempre più importante questo discorso di benchmarking. Sia benchmarking tra diversi studi che si occupano di ICT, sia di benchmarking andando a cercare di fare un raffronto tra quelli che sono gli esiti e gli outcomes di una istruzione che è di tipo, diciamo così, tradizionale, confrontati con invece modelli di istruzioni che associno anche strumenti portati dalle ICT. Sono un po' coinvolte, come vedete, tutti gli istituti di ricerca europei, IPTS, STEPS e anche Euridice, che è uno strumento particolare che si occupa di studiare da vicino tutto quello che è il comportamento e lo sviluppo dell'higher education in Europe. Una delle iniziative più belle che personalmente ho trovato, di cui mi sono cibata in questi mesi, scusate il termine forse proprio non esatto, per i miei studi e per acculturarmi in merito al settore che insomma mi è così caro, è stato apprendere che nel 2010, nell'ambito dell'Education and Training Program, è stata fondata un'iniziativa che si chiamava ICT Cluster, appunto è terminata nel 2010 ed ha prodotto un report molto importante che sto per illustrarvi, che parla appunto di Learning, Innovation and ICT e mi sembra veramente estremamente mirato a quello su cui impattiamo noi e a quelli che sono i nostri campi di interesse e a quelle che sono un pochino anche le speranze che noi abbiamo del decollo di questo settore all'interno del nostro paese. Questo programma è stato, ripeto, fondato nell'ambito dell'Education and Training, della Direzione Generale Education and Training System del 2010, ha visto coinvolto 18 stati membri, quindi è stata veramente un'operazione corale che ha coinvolto tantissimi paesi, che sono elencati nel box a sinistra, quindi ci sono paesi, se vogliamo, che sono un pochino periferici, per esempio la Slovacchia, che è un piccolo paese entrato anche da poco, ma ci sono anche paesi di grande tradizione, quindi United Kingdom, France, Germany, Grecia, la Polonia, quindi insomma,
paesi di antica data all'interno dell'Unione Europea, eccetto l'Italia, come ho appunto visto spuntare all'interno di un box della chat. Purtroppo l'Italia brilla per la sua latitanza. Adesso io qui non voglio essere assolutamente, per la carità, distruttiva. Diciamo che in tutte le risorse che ho visto in questi giorni, veramente interventi italiani, contributi italiani, articoli italiani, esperienze italiane, legislazione italiana, azioni italiane, sono veramente poche. Ecco, non diciamo che non esistono, ma sono veramente poche e soprattutto pochissime quelle citate in ambito europeo. Vi parlavo appunto di questi 18 stati membri che hanno costruito poi e pubblicato questo report, di cui certamente vi darò notizia, vi darò il link e farò in modo che siate in grado poi di consultarlo, dove hanno potuto esprimere quelle che sono state le loro esperienze, esprimere quelle che loro ritengono delle raccomandazioni molto forti, esprimere ciò che hanno imparato dall'aver valutato com'è il movimento dell'ICT all'interno dei loro paesi. E soprattutto quello che è per noi di grandissima importanza, hanno fatto un censimento al loro interno di tutto quello che sono state le azioni legislative e di tutti quelli che sono stati i progetti implementati, naturalmente in un certo respiro, a livello nazionale, che hanno rinforzato l'uso delle nuove tecnologie. Questo progetto, come vedete nel box verde a sinistra, è stato supportato da importanti studi e istituti di ricerca a livello europeo, quindi dal Joint Research Center, da Euridice e dalla European Training Foundation. Quindi vedete che è stata veramente un'iniziativa di grandissimo respiro che ha coinvolto 18 paesi e centri di ricerca, a livello europeo. Io ho stampato, e qui è anche un pochino difficile commentare perché è veramente molto vasto quello che se ne è raccolto, quello che se ne è desunto. Io penso che la cosa migliore sia poi mandarvi l'indirizzo e fare in modo che ciascuno di voi possa fare separatamente una riflessione. Quello che ho notato, diciamo così, a livello generale, è che ci sono state in tutti questi stati che hanno fatto una riflessione, delle riflessioni che in primo luogo sono venute dall'alto, cioè il fatto che la politica, quindi i policy makers a livello nazionale o nel caso di paesi federali come la Germania, quindi a livello di Länder, a livello federale, hanno pensato, quantomeno si sono posti il problema o si sono posti di fronte al fatto che esiste una cosa che si chiama modernità. Esiste una cosa che si chiama impatto della modernità sulla vita comune, esiste una cosa che si chiama education system che si deve raffrontare con la modernità. Quindi il fatto di come sia possibile fare in modo che l'educazione, l'istruzione dei ragazzi, degli studenti, dei giovani a tutti i livelli di scuola di ordine grado, quindi partendo dalle elementari, passando per la secondaria di primo grado e poi di secondo grado e poi dell'università, come sia possibile declinare e raffrontarsi con la modernità. E ci sono stati diversi provvedimenti legislativi in merito che si sono posti il problema. Provvedimenti legislativi che in alcuni paesi sono rimasti un po' sulla carta, ma che comunque ci sono, in altri paesi sono sfociati in realizzazioni di centri nazionali di competenza dedicati all'ICT, all'education, ICT and education, quindi poi i nomi e le declinazioni possono essere stati più diversi, che però hanno saputo tradurre operativamente quelle che sono state delle decisioni o comunque delle linee guida prese a livello nazionale. Quindi se io vado per esempio a vedere l'Austria, leggo che l'Austria ha spinto sull'idea di modernizzare tutte le scuole facendo per esempio un sistema Moodle a livello nazionale in cui tutte le scuole di ordine grado potevano accedere ed avere nell'arco di un giorno lavorativo la possibilità di accedere e di utilizzare. In più ha varato programmi di assistenza, istruzione, support, preparazione e training per tutti i docenti che naturalmente volessero partecipare, tenendo presente che la cosa non era ammessa che venisse fatta a livello di macchia di leopardo.
Gianni dice che si fanno anche da noi, però qui stiamo parlando che in Austria credo che abbiano cominciato 10 anni fa a porsi il problema, infatti adesso sono un pochino più avanti. Ma hanno stabilito che tutte le scuole dovevano aderire in qualche forma, in qualche modo, quantomeno per una certa quantità. E se passo dall'Austria e vado a vedere, per esempio, la Bulgaria, ha fatto, per esempio, dei portali che si sono preoccupati di dare sviluppo a e-content, e-tools, e-lessons and many other resources, dice qui, cominciando dal 2006. Il ministro dell'Educazione ha lanciato un programma nel 2009 chiamato ICT nelle scuole. Cipro, la Finlandia, che insieme alla Norvegia e all'Estonia è uno dei paesi che ho visto più all'avanguardia, anche perché addirittura la Finlandia ha cambiato diverse politiche recentemente, sempre più spingendosi, addirittura parlando di nuovo sistema della scuola, mettendo al centro lo studente, quindi facendo programmi orientati alle competenze dello studente, quindi learner centered, diciamo. Ha istituito un National Board of Education che sta seguendo tutta una serie di politiche e di direttive che stanno arrivando dallo Stato finlandese. La stessa Estonia. La Francia, che ha creduto e molto spinto, non solo come stiamo facendo noi, anche un po' faticosamente, su quelle che sono le strutture dell'ICT, perché in Italia ho un po' l'impressione che una volta che lo Stato ha dato dei soldi per le strutture dell'ICT, immagini che il discorso sia finito quando i soldi li dà per la costituzione delle strutture nell'ICT. Mi sembra che altri paesi ritengano che il fatto di dare soldi per le strutture di ICT sia solo una prima parte del problema e che la seconda parte sia poi coinvolgere attivamente tutti quelli che sono gli operatori dell'istruzione, dando dei fondi e facendo in modo che questi partecipino attivamente, sappiano declinare in modo operativo le cose all'interno delle istituzioni. Quindi incoraggia la produzione di materiali, incoraggia lo sviluppo di strategie pedagogiche, incoraggia lo sviluppo, il cambiamento dei programmi scolastici. Questo fatto, questo per fare in modo che le ICT entrino in modo strategico nei programmi delle scuole. La Germania è un pochino più frammentata come situazione proprio perché viene lasciata ai Länder la possibilità di dare applicazione, quindi da questo documento mi sembra di capire che non ci sono particolari attività fatte a livello sovranazionale, ma ci sono delle attività dei lender e comunque ogni lender ha implementato una propria politica. L'Ungheria, l'Irlanda del Nord ha fatto molte cose insieme alla Norvegia. La Norvegia mi è sembrata quella veramente più attiva, con programmi di lifelong learning, con programmi di partnership in e-learning e con programmi di politica ed iniziative a livello statale. Ha fondato soprattutto quello che è un centro nazionale per ICT and Education che sovrintende a tutto il sistema educativo nazionale, dall'ordine di scuole più piccolo, scusate, l'ordine di scuole più elementare, all'ordine di scuola più elevato. Quindi direi che veramente questo documento mette a fuoco tutta una serie di politiche e di atti messi in pratica dai singoli stati membri, da questi 18 stati membri dell'Unione Europea, e che ci declina quella che è un po' la situazione nei paesi che si sono dati un pochino più da fare sotto questo settore. Ritorneremo poi su questo argomento più avanti, quando vedremo un rapporto fatto da una commissaria europea a cui veramente personalmente non aggiungerei neanche una parola. Riferendoci a quelle che sono, oltre agli organismi, diciamo così, sovranazionali, a quelle che sono poi le azioni all'interno dei singoli stati membri, ci sono poi singole associazioni di università, come quella a cui appartiene l'Università di Pavia, che hanno ritenuto di agire costruendo delle proprie linee guida e dei propri documenti in questo senso. Per esempio, noi come Coimbra Group abbiamo costruito una nostra linea guida che è stata fatta propria dal board e quindi è stata riconosciuta come un documento, è stato riconosciuto come un documento ufficiale della nostra associazione di università e quindi è diventato un documento ufficiale che si chiama e-learning presso le università del Coimbra Group, perché è questa particolarità.
noi ci qualifichiamo come essere università tradizionali. Ecco, adesso non si sa bene come declinare questo aggettivo. Università tradizionali vuol dire per noi università un po' antiche, università che certamente non è che rifiutano o si pongono di fronte al cambiamento terrificate, ma che hanno una lunga tradizione, non sono nuove, quindi ereditano delle antichità, dei patrimoni culturali molto antichi e quindi diciamo così, ritengono un pochino di, come possiamo dire, a volte snaturare il proprio brand, pensando ad esempio di fare solo ed esclusivamente corsi online. Come città universitaria, Pavia ha un'antichissima tradizione di rete di collegi e quindi noi vogliamo che lo studente venga qua a studiare. Riteniamo che questo sia per noi un brand fortissimo. Quindi, come università del gruppo Coimbra, noi riteniamo soprattutto che per noi ICT and Education possa declinarsi nelle forme blended, cioè possa declinarsi nella forma di aggiornare il più possibile la didattica con l'aiuto delle nuove tecnologie. Se invece parlo di un'altra associazione, non so se vi ricordate all'inizio, avevo messo il logo della EADTU, che è l'associazione delle università che si occupano di Distance Teaching University, questa è un'associazione appunto di università europee che fanno insegnamento a distanza e quindi il loro brand, il loro punto di vista sull'argomento è molto diverso dalle università che appartengono al Coimbra Group. Tutti insieme però ci poniamo il problema di come confrontarci con la modernità, quindi di come confrontarci col fatto che ci sia questi nuovi strumenti dell'Information and Communication Technology che penetrano le forme di istruzione e di più in generale educazione dei giovani. Nel quadro arancione che vedete sulla destra, appunto ci siamo posti questo problema con il primo paragrafo quando diciamo a rich but diverse term, perché appunto e-learning in generale può essere declinato in tanti modi, può essere vissuto in tanti modi a secondo appunto della situazione, del contesto in cui viene posto. Indubbiamente è qualcosa di rilevante che richiede un supporto professionale notevole per noi. Per noi intendo dire che abbiamo composto questo documento e quindi richiede l'intervento e la collaborazione di diversi specialisti di settore. Indubbiamente riteniamo che ci sia un primato della pedagogia e quindi di una struttura pedagogica al di sopra della tecnologia, quindi certamente non, diciamo così, non soltanto e non solo, certamente un approccio ingegneristico, ma soprattutto un approccio, una finalità pedagogica nel trarre il meglio e il più possibile dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Recentemente l'Università di Pavia, insieme a Edimburgo, Lovagno e l'Università di Vanta, finlandese, siamo coinvolti in un progetto che promuove la mobilità virtuale, quindi si chiama ProVIP questo progetto. Perché questo? Perché riteniamo che nel mondo del lavoro, prossimo venturo, ma veramente prossimo, nel giro di qualche anno, gli studenti ricadranno, gli studenti e chi cercherà lavoro ricadranno in quella situazione che mi aveva così illustrato Marek quella sera a cena, cioè una long life mobility, quindi sarà un continuo essere mobili o fisicamente o virtualmente. E questo richiede che il giovane lavoratore, il giovane che si affaccia sul mondo del lavoro, sappia assolutamente, conosca l'uso professionale delle nuove tecnologie. E quindi in questo consorzio che abbiamo costruito tra università, associazioni studentesche e imprese, vogliamo che il giovane, assieme ad una prima mobilità fisica, segua un placement virtuale, quindi ritornando nella sua sede, gli insegneremo a proseguire un lavoro di placement in un'industria estera con il supporto delle nuove tecnologie, questo affiancandolo con dei mentor e con dei tutor che saranno all'interno dell'università. Ecco perché è more than technology, perché il giovane deve essere guidato nell'utilizzo di questi nuovi strumenti e deve impararne fino in fondo le potenzialità. Questo punto si lega direttamente con il secondo. Attenzione ad alcune trappole, attenzione alle cadute, cioè a pensare che sia facile e semplice utilizzare questi strumenti per azioni di educazione massiva. Non è la prima volta che passa il discorso che fare un'azione di formazione del personale,
tramite un corso online, si risparmia piuttosto che chiamarlo in aula. Ecco, far passare le nuove tecnologie soltanto come un discorso di risparmio è sbagliato, proprio perché quando vengono fatte con quattro soldi, proprio perché partono con questa opzione del risparmio, c'è un tasso di dropout altissimo, vengono fuori dei prodotti di qualità scadente e sono la peggiore pubblicità possibile che si possa fare al discorso del legame tra ICT and education. Quindi bisogna stare molto attenti e stressare il fatto che realizzare eventi educativi completamente online tramite le nuove tecnologie non è, se lo si fa, non è assolutamente da fare contando su un sistema di risparmio. Dopodiché forse si può anche risparmiare, ma non è detto, proprio perché realizzare prodotti di qualità è molto costoso. La sfida è il cambiamento che viene posto in tutto questo. Io lo risento particolarmente nella mia università, proprio perché inserita in un settore pubblico, inserita all'interno di una pubblica amministrazione, il cambiamento è qualcosa di semplicemente drammatico. Tutti si rifiutano di cambiare, a meno che non ci siano delle spinte che vengano dall'alto. E queste spinte devono essere, oserei dire, quasi delle direttive per quanto riguarda la situazione nazionale. Questo è stato un po' a livello di Coimbra Group, quello che abbiamo raccolto. Venendo quasi alla conclusione, vi illustro quattro esperienze che ho potuto raccogliere da testimonianze dirette di colleghi europei che mi hanno scritto proprio così, come se fosse un report personale. Cara Elena, nel mio paese funziona così. Sto parlando di Irlanda, Polonia, Belgio e Spagna. Allora, in Spagna, per quanto riguarda il sistema nazionale, ci sono delle leggi abbastanza generiche che favoriscono l'uso delle nuove tecnologie in università. Ogni università poi le declina come meglio vuole. All'Università di Granada stanno spingendo, dove c'è il mio amico, sono i miei amici Ignazio e Miguel, il rettore e la governance in generale stanno spingendo tantissimo sull'applicazione delle nuove tecnologie nei metodi di insegnamento. Spingendo tantissimo, che cosa vuol dire? Bisogna dare alle persone un incentivo. Siccome i fondi non c'erano, perché non erano nella possibilità di dare dei soldi in più e tra l'altro al rettore e alla governance non sembrava giusto, hanno semplicemente fatto in modo di verificare all'interno dei singoli dipartimenti chi e quanti aderivano a programmi full online o blended. Chi lo faceva riceveva dall'ateneo fondi maggiori per il dipartimento, in modo che la pressione per fare in modo che i professori aderissero, che i singoli docenti aderissero a programmi di enhancement, diciamo così, nella education forum, veniva dal tuo direttore di dipartimento o dal tuo preside di facoltà. Quindi questa è stata la spinta, che è stata il motivo, la molla, che è stata adottata in Spagna e mi risulta sia nell'Università di Granada sia nell'Università di Salamanca. Per quanto riguarda la Polonia, ci sono delle legislazioni nazionali molto più precise che fanno in modo che i corsi universitari possano essere sviluppati per una percentuale che va dal 30 al 40% anche in modalità online. Quindi diciamo che c'è la possibilità di fare dei corsi blended. In questo modo si favorisce il docente che invece di andare in classe, per esempio, 50 ore, può andare in classe 30 ore. Dove avviene però il controllo di queste 20 ore erogate? Il docente presenta all'interno del proprio consiglio di dipartimento, del consiglio di facoltà o comunque nel consesso dei docenti all'interno del quale è inserito, il programma del suo corso, i contenuti del suo corso, le attività che lui ha preparato per la parte online e avviene quindi un confronto tra pari. Quindi sono gli altri docenti che, valutato quello che il docente farà all'interno del suo corso, diciamo così, che approvano la sua richiesta di passare parte in presenza, parte online. È inoltre necessaria l'approvazione del direttore del centro e-learning che poi farà correre tutto questo corso all'interno delle sue piattaforme, Jacek, che è proprio la persona che mi ha scritto spiegandomi come funziona, in questo caso, all'Università, degli Jagelloni, di Cracovia. Mi ha inoltre anche spiegato che, i docenti dell'università sono assolutamente incoraggiati ad intraprendere percorsi di attività online in modalità blended, nel senso che il dipartimento a cui questi professori poi afferiscono riceve dei benefici
percorsi fatti particolarmente bene, quindi con lo sviluppo di contenuti online che ricevono, diciamo così, la piena approvazione da parte del centro e-learning dell'università, ricevono anche un bonus in ore. Quindi praticamente i tuoi crediti vengono, come posso dire, considerati alla luce del fatto che tu fai questo sforzo per promuovere l'innovazione didattica all'interno del tuo corso e quindi dai lustro al tuo dipartimento. C'è quindi un meccanismo premiale che inviti i docenti a introdurre l'innovazione didattica nel loro insegnamento. In Belgio la situazione è molto più, come posso dire, laica. Nel senso, mi sembra quasi di assistere ad una storia molto protestante, nel senso così come mi è stato spiegato l'Università di Lovanio, loro hanno una politica, assistono i docenti dicendo fai le cose per tuo conto, fai le cose, noi ti assistiamo, facci fare le cose. Questa è la loro triplice posizione. Il docente non ha nessun tipo di stimolo, diciamo così, che viene dall'alto, ma ha la possibilità di scelta, quindi ha la libertà. A fronte del fatto che ogni 5 anni entra una valutazione indipendente all'interno dell'università e per ciascun docente viene ad essere controllata l'attività di ricerca e l'attività della didattica, dove per l'attività della didattica viene dato un forte peso a quello che è stato il giudizio degli studenti. Quindi diciamo che a fronte di una completa, diciamo una certa libertà che viene dato al docente di sviluppare il suo corso, c'è alla fine un severo atto di controllo, come del resto pratica nei paesi del Nord Europa, in questi sistemi di evaluation system che vengono fatti da agenzie indipendenti, dove viene detto al docente che può accedere ai concorsi per la progressione della carriera soltanto se raggiunge un livello medio, un punteggio medio per quanto attiene la ricerca svolta e per quanto attiene anche la qualità della sua didattica. Voi capite che quindi, in questo caso, per quanto riguarda il docente nelle università belghe, o perlomeno all'Università di Lovanio, nella valutazione del docente entra a far parte, con un certo peso, anche la componente della qualità e dell'innovazione della didattica erogata. Mi sembra che, correggetemi se sbaglio, la qualità, la progressione della carriera del docente, per quanto riguarda l'Italia, qui tenga solo ed esclusivamente conto, della ricerca fatta e non della didattica. Il caso irlandese, come mi ha scritto il mio amico Iain dall'Università di Galway, è articolato e spezzato un po' nel tempo, perché diceva che ai tempi buoni, quando hanno avuto, vi ricordate, l'Irlanda ha avuto uno sviluppo, come la chiamavano la tigre celtica o qualcosa del genere, insomma, aveva avuto uno sviluppo incredibile a livello industriale e di PIL, era stata fondata un'agenzia per lo sviluppo delle nuove tecnologie nel sistema educativo, che trovava fondi e aiutava le università ad implementare centri per l'ICT. E Iaino mi dice che il suo centro è nato proprio sulla base di quell'onda. Adesso naturalmente tutto si è molto fermato da un punto di vista di fondi, anche se le cose stanno lentamente riprendendo. Però è molto sentita l'introduzione dell'innovazione dell'ICT all'interno di tutto il sistema educativo, dalle elementari alle università. Loro hanno circa 17.000 studenti coinvolti nell'uso della loro piattaforma Blackboard. La cosa assolutamente più bella che mi ha deliziato è che loro sono riusciti nel tempo a mantenere inalterato un programma che distribuisce dei certificati di attestazione dell'uso delle nuove tecnologie nell'educazione che rilascia il suo centro con uno staff di persone, di specialisti che IAIN ha a sua disposizione e frequentano questi corsi avanzati di educazione all'uso dell'ICT sia giovani ricercatori, sia professori che hanno alle spalle 30 anni di carriera. Questo me l'ha detto lui, l'ho letto nella mail e io ero quasi incredula, però è la verità. Questi certificati vengono rilasciati ai docenti che poi sostengono questo corso e che quindi imparano l'utilizzo delle nuove tecnologie nell'erogazione dei corsi e hanno comunque una validità, ne viene tenuto conto per quanto riguarda la progressione di carriera, cioè viene premiato il docente che si dà da fare anche per fare in modo che la sua didattica diventi più, come posso dire, modernity friendly, diciamo, no? Che quindi faccia in modo di che avvicini gli studenti alla didattica
anche con l'uso delle nuove tecnologie. Ogni anno loro hanno 30-40 docenti che si certificano presso il loro centro all'Università di Galway e questa cosa ormai procede da anni. Hanno tantissimi corsi, gestiscono molti corsi di perfezionamento e corsi master online e generalmente tanti corsi, proprio per il fatto che loro attuano questo tipo di politica di certificazione, sono in modalità blended. Quindi direi che sono quattro situazioni un po' diverse tra di loro, onestamente, non sono similari, c'è abbastanza diversità, però che attestino come ci sia una certa sensibilità all'introduzione e all'uso delle nuove tecnologie nella didattica universitaria. Sono alla fine, forse mi spiace se la cosa è andata un pochino per il lungo. Io ho trovato che ad Anzica nel 2011 è stato fatto veramente un convegno, secondo me, spaziale, che parlava proprio della introduzione sistemica dell'ICT all'interno dei sistemi educativi europei. E ho trovato che questa persona, la Lieve van der Brande, della Direzione Generale, che fa parte della Commissione Europea nella Direzione Generale Education and Culture, ha fatto una presentazione tirando fuori tutti quelli che sono i punti positivi di questa situazione e tutto quello che, ahimè, sono i punti negativi. La frase che mi è piaciuta di più è che dice: Education, nel senso per noi italiani di l'istruzione, ha un ruolo e una responsabilità unica. Unica per fare in modo di applicare l'uso sistemico dell'ICT nei sistemi di apprendimento. Perché se non lo fa l'università, in questo caso richiamandoci alla situazione italiana, se non lo fa l'università pubblica, l'università statale, il sistema universitario completo di questo paese, non che l'abbiamo delegato praticamente al sistema delle università telematiche, con tutto il rispetto per il sistema delle università telematiche. Non lo può fare nessun altro, cioè se non ce ne occupiamo noi come università, come sistema educativo di alta educazione, non se ne occuperà nessuno. Ecco perché è nostro dovere e nostra responsabilità farci carico di questo problema. Live, poi, in realtà il nome completo è Gode Live, ma chiamiamola Live perché lei si fa chiamare Live. Ci ha detto che esistono quindi una ricchezza incredibile di iniziative bottom-up, quindi progetti, progetti pilota, politiche, azioni, plans che vengono dal basso e vanno verso l'alto. Ma c'è quella paroletta perversa che è il BAT. L'impatto sistemico finora a livello europeo, anche se abbiamo visto e possiamo apprezzare che ci sono delle situazioni molto differenziate tra di loro, l'impatto sistemico ha più di una problematica, no? Che lei ha espresso in questi punti, c'è un livello di scala piccolo, sono iniziative sempre singole. Ecco, c'è questa frase che dice: lack of evidence base for policy making, delle serie, chi poi fa le politiche se ne strafrega, cioè perché non ci vede un'evidenza, e dire che è abbastanza difficile non vederne l'evidenza quando, per esempio, l'Unione Europea sviluppa tutta una serie di meccanismi e di istituzioni basati sul rafforzamento delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni. Però chi fa politica si guarda bene perché deve raccogliere i voti e molto spesso cambiare è difficile ed è faticoso. Bisogna fare tutta una serie di opere di integrazione, non ci sono dimensioni che facciano l'incrocio fra diverse situazioni, quindi rimangono tutte situazioni un pochino settoriali. Cosa si può fare sostanzialmente? Bisogna creare, dice Live, un sistema un pochino creativo e che alzi, diciamo così, l'asticella delle potenzialità di chi come noi, che lei chiama practitioner and users, vuole che l'impatto sistemico sia maggiore. Quindi bisogna basarci, lei dice, su dei problemi concreti, per fare in modo poi di rendere evidenza a chi costruisce le politiche che il fatto di usare le nuove tecnologie dia un impatto positivo, dia un impatto migliore e dia un rendimento economico più alto. Bisogna fare sperimentazioni in contesti di real life. Bisogna cercare di fare in modo di cercare la scalabilità. Quindi evitare di fare tutti quanti il singolo progettino, la singola cosa che poi dura un anno, dura due e poi finisce lì, ma fare sistema, quindi cercare di unirsi, cercare di costruire, come possiamo dire, dei gruppi di pressione su questi argomenti. Fare degli approcci cross-settoriali, fare delle cose che siano orientate all'intero sistema.
E soprattutto creare una leadership non più bottom-up, ma top-down, quindi coinvolgere i policy makers, coinvolgere i key stakeholders. Quindi questo un pochino sono le indicazioni che ci vengono da questo convegno. Ah, convegno in cui naturalmente comparivano degli italiani, sono andata a vedermi tutti i nomi dei relatori, sì, un convegno tenuto da Anzica, partecipavano circa 80 persone come in veste di relatori, c'erano degli italiani, erano 5 persone, e questi 5 italiani nessuno rappresentava qualcosa dello Stato italiano, ma erano 5 italiani di cui uno lavorava in Spagna, uno lavorava in Belgio e 3 lavoravano in direzioni generali dell'Unione Europea. Quindi diciamo che la situazione, la rappresentazione dello Stato italiano, questo grosso convegno non era presente. Come d'resto non era presente nemmeno in un grossissimo convegno a cui ho assistito a Lione ad agosto, un convegno che ha raccolto 3.000 delegati da tutto il mondo in campo medico, convocato da un'associazione che si occupa di medicine and education, 3.000 delegati. Gli italiani, tutti presenti, non è stata una mia impressione, è stato proprio un leggere il nome dei relatori, andare a vedere puntualmente chi c'era. Presenti eravamo una decina da 3 università perché c'erano delle delegazioni. Le relazioni presentate erano 2 su 3.000 e questo è quanto. Perché ho scoperto che in tutti questi altri paesi esiste un settore della medicina che è totalmente, completamente dedicato alla education in medicine. Quindi sono professori che si dedicano ai problemi educativi, a fare in modo che il passaggio della conoscenza medica avvenga nel modo migliore. È una figura che legislativamente da noi non esiste, il medico qui deve solo ed esclusivamente fare ricerca e questo naturalmente disincentiva ogni tipo di studio di settore. Voi capite, l'Università di Leeds hanno fatto vedere una dimostrazione in cui con in mano un tablet lo studente si poteva collegare al sistema educativo della sua università, poteva sostenere tutta una serie di esercizi, dall'altra parte che andavano a finire nel suo portfolio elettronico, il tutor dall'altra parte con regolarità andava a sovrintendere quelli che erano gli esiti dell'esercizio dello studente e poi gli rilasciava dei feedback dicendo in anatomia questa cosa vai bene, quindi hai perfettamente capito, gli esercizi che stai facendo di anatomia sono molto buoni, in fisiologia c'è qualcosa che non va, fissiamo un appuntamento, vienimi a parlare. Tutti gli esercizi confluiscono nel portfolio e c'era il feedback da parte del tutor. A me sembrava di stare a sentire qualcuno che parlava da Marte, conoscendo il sistema che c'è all'interno della mia, immagino della vostra università. Proprio perché la strutturazione, il sistema strutturale dell'education negli altri paesi è fatto in modo diverso. Da noi il docente deve fare la ricerca, deve fare la didattica, deve occuparsi di andare a parlare con gli uffici, deve fare il burocrate, deve fare di tutto e alla fine i risultati sono quelli che sono. Ecco perché poi sempre proseguiva Live dicendo che bisognerebbe provvedere a fare una guida ai policy makers, quindi scrivere delle linee guida e soprattutto cercare di radunare il più possibile, di fare forza tra il learning center e il più grosso numero possibile di coloro che sono interessati nel settore e di coloro che sono interessati in questa istituzione, in questo campo. E cercare di sfruttare il più possibile tutti i meccanismi europei. Coinvolgere il più alto numero possibile di stakeholder, quindi di persone che sono interessate, dalle imprese ai centri professionali, ai centri di ricerca, quello che secondo me sta correttamente facendo la SIEL da qualche anno. Certamente, se poi noi non abbiamo dall'altra parte nessuno che ci ascolta e a livello legislativo non arriva, come peraltro è arrivato negli altri paesi. Abbiamo visto che è possibile, fattibile in Polonia, in Spagna, in Irlanda, ci sono state comunque, e negli altri paesi che vi ho citato, ci sono state comunque delle linee guida generali dell'ICT a livello sia per le scuole superiori sia per le scuole dell'università. Se qui non arriva, è difficile convincere le persone a fare qualcosa di sistemico
Nella mia università avviene che ci sono delle iniziative anche belle, ma a macchia di leopardo. Io mi baso sulla buona volontà del singolo e non si riesce a scalare da questa piccola dimensione. Per finire, andiamo avanti, questa è l'ultima slide. Live sostiene che potremmo prendere in mano questa roadmap per fare in modo di inserire il più possibile l'ICT nel mainstream dei nostri singoli paesi. Lei prevede una scala che va dal 2011 a oltre il 2013. Quindi fare un'analisi di questo gap, fare un concept development, quindi cercare di capire che cosa si può fare. Identificare tutti i pilot che sono andati bene, tra l'altro in quel documento di cluster 2011 sono stati raggruppati tutti i best practice nei vari paesi, quindi azioni che hanno funzionato in modo positivo, e quindi diffonderli tra di noi, fare forza e continuare a spingere sui policy maker, identificare quelli che sono dei temi chiave, ecco, identificare quindi dare proprio sottoporre ai politici quelle che sono quelle due o tre cose che sono i temi chiave e continuare ad insistere su quelli. Assolutamente un processo di link up, quindi con continuare a monitorare la situazione e a coordinarci tra di noi e fare campagne di disseminazione. Dopodiché, nella fase 3, che lei chiama dal 2012 al 2013, cercare di far partire dei progetti che abbiano queste caratteristiche. Legare la ricerca con l'implementazione sempre di più, quindi coinvolgendo sempre di più gli istituti di ricerca, e vi ricordate che vi avevo parlato dei benchmarking? La ricerca è quella che poi ci dimostra alla fine che l'utilizzo delle nuove tecnologie a livello economico si rivela un effetto boomerang molto positivo, molto positivo. Come è molto positivo, voluto farvi vedere nell'area di Bangkok e nell'area asiatica come stanno spingendo sull'utilizzo delle nuove tecnologie nell'educazione, proprio perché loro trovano che dà un livello di competizione ai loro studenti molto più alto. Poi alla fine lanciare delle sperimentazioni innovative in modo tale da ottenere poi dei fondi strutturali ed un supporto finanziario, diciamo così, a questo programma creativo, che lei ha chiamato così, Creative Learning Environment nuovo a livello europeo. Non so quanto possa essere fattibile, quanto ci sia di realizzabile all'interno di quello che sono, diciamo così, questi concetti e questa strada proposta da Lieve van der Brande. Io personalmente non aggiungerei una virgola, sia per quanto riguarda l'analisi, sia per quanto riguarda la strada che lei indica per percorrerla. Forse ho tirato un pochino in lungo e mi scuso per tutte le cose che vi ho detto. Io direi veramente che non avrei altro da aggiungervi e mi dispiace tantissimo per questo disguido audio e resto un attimino in attesa di quelle che sono le eventuali domande, osservazioni. Conto tra l'altro di mandarvi tutti i link che ho trovato con i documenti che ho citato. Penso che potrebbe essere interessante per voi avere questa documentazione. E adesso taccio un attimo e lascio che parli Tommaso. Perfetto, io veramente faccio una raccolta di tutti i link e i documenti che ho trovato e vi mando il tutto, magari aggiungo una slide alla presentazione, ve la rimando, e sul fondo metto tutti i link che mi sono stati utili per la documentazione, comprese magari le mail che mi hanno mandato i miei colleghi, in modo che possiate poi apprezzare la situazione nei vari posti. Dunque, Stefano, chiedi una lista dei partecipanti in che senso? Non ho capito. Lista dei partecipanti a questo seminario? Ah, ok. Perfetto. Ok, io. Ricorda a tutti che Elena è il ministro degli esteri della SIA, dai Tommaso, non esagerare.
Grazie Daniela, grazie a tutti, mi spiace tantissimo per questa cosa. E Flavio dice, rispetto agli ultimi auspici espressi a livello europeo, un'occasione perduta è rappresentata dall'ultimo decreto sullo sviluppo, dove parlando di agenda digitale per l'istruzione non si è accennata a questo tema. Perfetto, fantastico. Sì, sono d'accordo con Gianni, che dice che appunto è vero che bisogna un po' piantarla di piangerci addosso e mi sembra che con la SIE l'abbiamo finita di piangerci addosso, nel senso che anche con queste iniziative dei seminari ci stiamo veramente dando da fare nel cercare di mettere in atto una politica del fare, ognuno di noi mettendo in vista quello che fa. E diamo visibilità a tutto il buono, esattamente come quel documento europeo ha messo in visione le best practice. Facciamo circolare le informazioni. Grazie Bruno. Sì, veramente ci sono molte cose da fare, dobbiamo insistere e fare pressione a livello di politica, cominciando a cercare di ottenere dei provvedimenti normativi che spingano questo settore. Lo so che adesso i nostri governanti hanno altro per la testa, però non si può sempre dire che il problema è un altro. Il problema è questo, che noi siamo uno Stato che sta perdendo dei punti proprio perché non è più competitivo. Io mando, rispondendo a Nuccia Silvana, mando le slide aggiornate con tutti gli indirizzi che ritengo utili e che mi sono serviti per farle a Tommaso e poi Tommaso vedrà cosa fare. Grazie a tutti voi e scusate per l'inconveniente audio. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti e grazie a voi. Ciao.